struttura, uso del suolo, dell'agenda Terre del Barone è tipico dell'agricoltura tradizionale della Valle dei Templi. Sulle pendici gli alberi di quello che Pirandello chiamava il bosco di mandorle e olivo. Quindi olivi, tanti olivi e tantissimi mandorli. Adesso si notano poco, ma immaginate un mese fa, due mesi fa, che meraviglia che dovevano essere già in pieno inverno le loro fioriture, no? L'avvio dell'eterna primavera, come è conosciuto il fenomeno di questa fioritura precoce del mandorlo. E adesso insieme a mandorlo e olivo ci sono molti pistacchi, anche questa è una pianta caratteristica di questo territorio, e dove le aree sono più difficili da coltivare è tornata la macchia, euforbie, rosmarini, mirti, olivi selvatici, un'abbondanza, una biodiversità assolutamente fondamentale. Quindi colture tradizionali, biodiversità, e però nel fondovalle, dove siamo adesso, perché è disponibile l'acqua, la coltivazione degli agrumi. Gli agrumi vogliono essere protetti dal vento, e questa è una zona in cui appunto le pendici formano davvero un vero e proprio giardino. Vi ricordo che questo è un giardino d'agrumi. Gli agrumeti vengono definiti giardini nel Mediterraneo. Noi l'abbiamo trovato ampiamente abbandonato da molti anni. Abbiamo cercato di salvare le piante ancora salvabili, quelle che vedete, che verranno lentamente riportate a una forma adeguata alla produzione, e le abbiamo integrate con piante nuove, di nuovo impianto. Il limone, il femminello siracusano, che è una varietà moderna, importante, di grande qualità, ma abbiamo anche lasciato gli spazi per una racconto della straordinaria, ricchissima storia degli agrumi. Dagli agrumi ancestrali, dagli agrumi dell'Asia, via via racconteremo attraverso le piante millenni di evoluzione fino ad arrivare all'agrumicoltura di oggi. Tutto questo all'interno di un sistema tradizionale di agricoltura biologica, ma io direi ancora di più di un sistema agroecologico, in cui le regole dell'ecologia, al di là del singolo prodotto adoperato, le regole dell'ecologia sono le regole che governano questa azienda. Un momento fondamentale nel sistema di produzione che andremo a disegnare, anche nella storia, è la presenza di un ipogeo che quotidianamente, durante tutto l'anno, anche in piena estate, porta acqua che viene dal sottosuolo, dalle falde della città di Agrigento, e che rende possibile la coltivazione degli agrumi.